Un'anziana donna che viveva da sola è morta carbonizzata nella sua abitazione a Vittoria. Le fiamme si sarebbero propagate da una stufetta elettrica messa vicino al divano. Arrestati dalla polizia 5 egiziani considerati scafisti dello sbarco avvenuto sabato notte a Pozzallo, rilevate dal sindaco carenze nella nuova gestione dell'hotspot. Arma dei Carabinieri, Agi Multimedia insieme per una campagna contro le dipendenze rivolta agli studenti di Modica. L'iniziativa partirà venerdì prossimo. Impresa del Marina di Ragusa in eccellenza, battuta in casa da capolista Biancavilla. In promozione continua la striscia positiva del Modica, ancora sconfitto il Frigentini. Giornata positiva per le squadre di basket, triste di vittorie per Passalacqua, Virtus Ragusa e Azzurra Basket Pozzallo. Bentrovati e buon inizio di settimana a tutti i telespettatori del TG74. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia della tragedia di stanotte a Vittoria, dove un'anziana donna è morta carbonizzata nell'incendio della sua abitazione. Le fiamme l'avrebbero colta nel sonno mentre si trovava seduta sul divano. Le fiamme si sarebbero propagate da una stufetta rimasta accesa. Sentiamo. Maria Rosa Meli, 74enne pensionata vittoriese, è morta stanotte nell'incendio della sua abitazione di via Garibaldi a Vittoria. Sono stati i vigili del fuoco del locale di staccamento ad intervenire sul posto su disposizione del comando provinciale, dove è arrivata la segnalazione di ciò che stava accadendo. È stato il rumore del crollo del controsoffitto a svegliare i vicini, che hanno subito chiesto i soccorsi. I vigili del fuoco hanno trovato l'appartamento invaso dal fumo e grazie agli autoprotettori sono riusciti ad entrare e a fare la tragica scoperta: il corpo carbonizzato di una persona seduta sul divano del soggiorno. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Vittoria, che con l'ausilio del personale della polizia scientifica hanno eseguito i rilievi ed identificato la donna, che viveva da sola in quella casa e che non aveva figli. Le fiamme si sarebbero sviluppate probabilmente da una stufetta elettrica rimasta accesa vicino al divano, dove la donna si sarebbe appisolata. Il tessuto non ignifugo del mobile sarebbe diventato facile esca delle fiamme, che in pochi minuti si sarebbero propagate avvolgendo l'anziana donna che è rimasta lì dove si trovava. Ma si tratta solo di supposizioni. A causa del calore è crollato anche parte del soffitto in canne e gesso dove si è sviluppato l'incendio. La salma di Maria Rosa Meli si trova adesso nel cimitero di Vittoria. Sopra i locali interessati dal rogo si trovano altri due appartamenti che fortunatamente non sono stati coinvolti e non hanno riportato danni. Arrestati dalla Polizia di Stato di Ragusa, i 5 scafisti responsabili dell'ultimo sbarco avvenuto a Pozzallo nella notte tra sabato e domenica. Avevano organizzato tutta la tratta dalla Libia alle coste italiane e fatto imbarcare 264 persone stipate in condizioni disumane e al limite della sicurezza. Vediamo i dettagli in questo servizio. Erano 264 ed avevano pagato circa 1.500 dollari a testa per raggiungere le coste italiane. Gli organizzatori invece ne avevano già incassati 400.000 per organizzare l'ennesimo viaggio della speranza, che poteva terminare in tragedia. La notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, hanno messo piede sul porto di Pozzallo. Il loro barcone, ormai inclinato ed ingovernabile, rischiava d'affondare. Per questo si è subito deciso di far scendere, dopo donne e bambini, anche il resto dell'equipaggio. Dalle 17, ovvero dal primo avvistamento da parte del battello della Guardia di Finanza, al momento dello sbarco si sono susseguite ore di incertezza, visto il ritardo con cui il ministro Matteo Salvini ha dato l'ok all'attracco. Si tratta di 264 immigrati, quasi tutti eritrei, partiti lo scorso giovedì
dalla Libia, tra questi 40 donne e 44 minori, quasi tutti non accompagnati. C'era anche una neonata di soli 15 giorni, nata da una ragazzina di 19 anni, vittima di abusi sessuali in Libia, persone malate, ferite e che non hanno visto cibo ed acqua per 2 giorni. Solo prima della partenza gli è stato concesso un tozzo di pane e formaggio. Alcune di queste hanno dovuto trascorrere oltre un anno nella Connection House. Dalle indagini condotte dalla polizia si è subito risaliti ai 5 scafisti e ai loro ruoli, dal comandante al motorista, passando per chi gestiva i migranti a bordo senza farli muovere. Gli scafisti in questi casi sono veri e propri professionisti assoldati dai libici, con i quali stringono rapporti di lavoro, tanto da curare non solo l'aspetto del viaggio, ma anche quello del reclutamento in Libia di diversi passeggeri. I 5 scafisti, tutti egiziani dai 19 ai 31 anni, sono stati fermati e trasportati nel carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. In totale sale a 3.800 il numero delle persone sbarcate nel 2018 a Pozzallo, 38 invece gli scafisti fermati. Soddisfatto di quanto accaduto l'altra notte anche il sindaco Roberto Amatuna, che parla di lieto fine, anche se allarmato dalle criticità emerse con la nuova gestione all'interno dell'hotspot di Pozzallo. Sempre il primo cittadino informa che a giorni in prefettura sarà firmato un protocollo d'intesa sul nuovo ruolo del comune all'interno dell'hotspot. Una coppia di Pozzallo è stata arrestata in flagranza dai carabinieri perché sorpresa a spacciare droga all'interno della propria abitazione. I militari, insospettiti dal continuo viavai di persone, hanno proceduto con la perquisizione domiciliare, trovando nascosto nel push-up della ragazza un pezzo di hashish di circa 35 grammi. I due, entrambi pozzallesi di 26 anni, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Un minorenne ragusano sorpreso dalla polizia con 30 dosi di marijuana già pronte per la vendita. Il giovane la scorsa notte, alla vista di un posto di blocco della polizia, ha tentato di cambiare direzione di marcia. Gli agenti si sono quindi messi subito sulle tracce del centauro, rintracciato e bloccato qualche chilometro dopo. Il minorenne nascondeva 30 dosi di marijuana all'interno del giubbotto e altra droga è stata trovata dagli agenti all'interno della sua abitazione. Il giovane pusher è stato segnalato alla procura di Catania con la grave accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Blitz dei carabinieri di Ragusa ieri sera nel parcheggio del centro commerciale Le Masserie. I militari hanno trovato e perquisito 2 ragazzi albanesi di 26 e 21 anni, particolarmente agitati dalla presenza delle forze dell'ordine. Il giovane di 21 anni è stato trovato con 4 grammi di cocaina. Durante la perquisizione domiciliare, inoltre, i carabinieri hanno trovato altri 4 grammi di cocaina nascosti dentro un materasso e 17 grammi all'interno di alcuni vasi dei fiori in veranda. Entrambi i giovani albanesi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Vigili del fuoco e personale del 118 hanno soccorso nel tardo pomeriggio di sabato un anziano colpito da malore che vive da solo in via Rufino, una traversa di via Vittorio Veneto in pieno centro storico. L'allarme è stato lanciato da un amico che lo aveva chiamato più volte al telefono senza ottenere risposta. Inutili anche i tentativi di alcuni vigili vicini di casa che bussavano alla porta dell'abitazione. I vigili del fuoco sono entrati da un balcone e hanno trovato l'uomo riverso a terra. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale maggiore di Modica, dove i medici lo hanno tenuto sotto osservazione fino a quando le condizioni dell'anziano non si sono stabilizzate. Un percorso di legalità e un'azione divulgativa grazie all'iniziativa dei carabinieri e Agi Multimedia vuole sensibilizzare gli studenti delle scuole di Modica alla lotta contro ogni dipendenza, droga e alcol. Sentiamo.
Contro ogni dipendenza da droga o da alcol, un'iniziativa rivolta ai giovani delle scuole di Modica che verrà attuata in collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e AJ Multimedia. Un approccio amichevole e collaborativo verso il mondo della scuola in modo che gli studenti siano invogliati a comunicare con le istituzioni e nello stesso tempo vengano informati sui pericoli che derivano da ogni forma di dipendenza, soprattutto per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. Una comunicazione diretta con i ragazzi, cui facciamo vedere sia dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista istituzionale quali sono le problematiche oggi legate a droghe ed alcol. Lo faremo già partendo dal giorno 30 presso il liceo Tommaso Campaille, il 30 di questo mese, lo faremo insieme col capitano Ferrante in una specie di discussione in cui vogliamo fare capire ai ragazzi che le istituzioni e la parte medica, io sono anche ispettore antidoping, voglio dire, oltre che medico dello sport, sono vicini a loro per qualsiasi esigenza, qualsiasi bisogno loro volessero comunicare. Al compito divulgativo dell'iniziativa si affianca la preziosa e necessaria azione dell'Arma dei Carabinieri, innanzitutto come prevenzione e, se del caso, di repressione. Ma lo scopo principale dell'iniziativa contro ogni dipendenza è quello di creare, insieme ai ragazzi delle scuole, un vero e proprio percorso di legalità. Alimentare cultura della legalità, dare ai giovani consapevolezza, conoscenza con una istituzione che non è solo quella della repressione o dello Stato di Polizia, ma che è vicina, è aperta e soprattutto cerca con empatia un ponte comunicativo con i giovani è assolutamente fondamentale. Seminare oggi all'interno delle scuole, delle istituzioni di formazione dei ragazzi cercherà di creare una società migliore domani e di metterli al corrente di tutti i pericoli, non solo ed esclusivamente normativi, quindi non solo la paura della sanzione, ma soprattutto la paura per i pericoli per la propria incolumità fisica. E su questo argomento domani, dopo le edizioni del nostro telegiornale, andrà in onda uno speciale. Adesso invece parliamo allo sport, in particolare al calcio, impresa del Marina di Ragusa in eccellenza nella 12ª giornata di andata. La squadra di Utro ha vinto a casa della capolista Biancavilla. Ottimo risultato per il Santa Croce che fa suo il quasi derby con il Rosolini. In promozione vince il Ragusa e continua la striscia positiva per il Modica, che ottiene a spese del Caltagirone il terzo successo consecutivo nella gestione di Calogero Lavaccara. Vediamo. Fanno bottino pieno nella 12ª di andata del campionato di eccellenza le due squadre iblee, Marina di Ragusa e Santa Croce. L'impresa la compie il Marina, che va a vincere per 3-1 sul campo della capolista Biancavilla. La squadra di Utro mette in mostro un gioco fluido, a tratti spettacolare, ma nello stesso tempo molto pratico. Un significativo balzo in avanti per il Marina di Ragusa. Tre punti pesanti anche per il Santa Croce, che davanti al pubblico amico fa suo il quasi derby con il Rosolini, 3-1 il risultato finale grazie alla doppietta di Leone al gol di Scerra. Il Santa Croce si insedia a metà classifica insieme al Marina di Ragusa. Questi risultati della 12ª giornata in eccellenza: Atletico Catania San Pio X Catania 0-3, Biancavilla Marina di Ragusa 1-3, Scordia Paternò 1-1, Ionica Camaro 1-2, Milazzo Giarre 2-1, Realaci Palazzolo 1-2, Santa Croce Rosolini 3-1, ha riposato Terme Vigliatore. Nel campionato di promozione, dopo l'esclusione dal torneo del Caramineo per le rinunce della compagine catanese, il gioco delle penalizzazioni, con i tre punti tolti alle squadre che avevano vinto con il Cara, ha favorito momentaneamente l'Enna, che ha superato in classifica il Ragusa. La situazione si normalizzerà in testa quando l'Enna dovrà riposare. Gli azzurri di Raciti hanno rispettato il pronostico vincendo 3-0 contro il Floridia, con reti di Lombardo, Valencia e Furlan. No. Continua la striscia positiva del Modica, che ieri al Vincenzo Barone ha regolato il Caltagirone, squadra che gode di maggior credito rispetto ai rossoblù. 2-0 il risultato finale con gol di Chebbè e di Adamo. La cura del nuovo tecnico Lavaccara sta dando i suoi frutti, se è vero come è vero che il Modica ha collezionato 9 punti nelle ultime 3 partite.
Prosegue invece il calvario del Frigentini, che adesso è penultimo, in piena zona retrocessione. La squadra di Di Martino è stata battuta sul campo neutro di Rosolini 2-0 dall'Atletico Scicli, reti di Scifo e Crios. Buono il pareggio conquistato dal New Pozzallo sul campo del Megara Augusta, 2-2 il risultato finale. I pozzallesi sono riusciti a rimontare due gol di svantaggio grazie alla doppietta di Drago negli ultimi 20 minuti di gioco. Questi risultati della 12ª giornata in promozione: Atletico Scicli Frigentini 2-0, Barrese Real Siracusa 1-5, Megara Augusta New Pozzallo 2-2, New Modica Caltagirone 2-0, Ragusa Floridia 3-0, Sporting Eubea Enna 1-3, Sporting Priolo Riccardo Garrone Siracusa 0-0, ha riposato Don Bosco Aidone. Weekend fortunato anche per la formazione Under 17 dell'SD Ragusa Calcio, che ha vinto il match in trasferta contro il Gran Michele Calcio, match valido come seconda giornata di campionato. Il match si è concluso con un 2-0 grazie alla doppietta del capitano azzurro Mario Di Martino. Il primo tempo è stato giocato in modo ottimale dagli azzurri, queste le parole del mister Giuseppe Tavolino, che hanno dimostrato una buona capacità di mettere in pratica le migliori tecniche di attacco e di difesa, esprimendo una buona trama di gioco. Fine settimana fortunato anche per le tre squadre blu di basket, vittoria dunque per la Passa d'Acqua Ragusa, per la Nova Virtus e l'Azzurra Basket Pozzallo. Vediamo in questo servizio tutti i risultati. In Serie 1 di basket femminile, vittoria per la Passa d'Acqua Ragusa nel match contro Empoli, valido come settima giornata di campionato. Ottime prestazioni in campo per gli Aquili e Biancoverdi, che riescono a chiudere la gara già nel terzo quarto di gioco, quando la differenza tra le due formazioni era irrecuperabile. 82-64 il risultato finale per la Passa d'Acqua, un altro impegno casalingo domenica prossima contro Vigarano. In Serie C Silver, vittoria per la Virtus Ragusa in trasferta contro la neopromossa Drano, nona giornata di campionato. I virtusini con questa vittoria conquistano il primo posto in condivisione con l'Alcamo. Il primo quarto vede un certo equilibrio tra le due squadre, infatti la differenza è solo di un punto. Stesso copione nel secondo quarto. Nel terzo quarto la formazione ragusana continua a mettere a segno canestri importanti, mantenendo però una situazione di parità con i padroni di casa. Schema diverso nell'ultimo quarto, in quanto i virtusini si portano in vantaggio grazie a Nardi e Girgenti. Il match si chiude con il risultato di 67-84. In Serie D regionale, girone sud, vittoria per l'Azzurra Basket Pozzallo contro Basket Club Paternò, valido come settima giornata di campionato. Il quintetto pozzallese, formato da Occhipinti, Rizzo, Di Stefano, Ba e Cascone, si fa subito sentire, con Rizzo autore di 11 punti già al primo quarto, che si conclude con un più 12. Nel secondo quarto i padroni di casa continuano ad accumulare punti, dimostrando un'ottima intensità difensiva che permette di andare all'intervallo lungo con un vantaggio di 24 punti. Gli ultimi due quarti sono uno specchio della buona prestazione dell'Azzurra, che continua a dominare sugli ospiti. La gara si chiude con il risultato di 89-58 per l'Azzurra Basket Pozzallo. È stata una partita molto positiva per noi, perché finalmente siamo riusciti a dare continuità ai nostri risultati, due vittorie consecutive, una giovedì e una adesso, che ci mancavano all'inizio del campionato. È stata una partita che abbiamo dominato fin dal primo minuto e ha dato anche motivo e spazio ai giovani. La PVT Modica senza strafare liquida in 76 minuti e in 3-7 il fanalino di coda Scafati e incassa 3 punti utili per morale e classifica del campionato di B1 femminile. Le biancorosse, con il minimo sforzo, ottengono il massimo e riscattano la sconfitta di Palmi del turno precedente. La formazione di Sassi ha cercato di rendere la vita difficile a Scire e compagne, riuscendo in alcuni frangenti grazie anche alle ragazze di Scavino, che giocano a tratti complicandosi con alcuni frangenti la vita da sole. La PVT Modica, nettamente superiore sul piano tecnico e sostenuta dai suoi tifosi, ha messo in mostra i soliti pregi e i soliti difetti, soprattutto quando le ragazze escono dal match e permettono all'avversario di rinvigorirsi.
Lo scorso fine settimana si è svolto al centro ippico della Contea di Modico uno stage curato dall'istruttore di fama internazionale Eleanor Francis, styling donna molto apprezzata nel mondo equestre. Lo stage è stato effettuato anche in preparazione dei campionati italiani di dressage che si terranno nel mese di dicembre a Roma, ai quali parteciperanno due allieve dell'istruttore Salvatore Migliore, Francesca Migliore e Ilaria Carnemolla, dopo gli ottimi risultati che hanno ottenuto in occasione del Trofeo Sicilia di dressage. E il modicano Rosario Fiori, il miglior gelataio in Sicilia. Il riconoscimento è arrivato durante la manifestazione fieristica Ristoro Hotel Sicilia, svoltasi a Catania e allestita da Expo Mediterraneo, l'ente del sistema Confcommercio Etneo che cura da anni la kermesse sostenuta da Fipe, Assipan e Federalberghi. Erano 18 gli artigianati e gelatai in gara. Fiore, titolare di una gelateria modica in Corso Umberto e di una marina di Modica, ha pensato di preparare un gusto che ha entusiasmato i componenti della giuria e il pubblico, il cookies barocco, un gelato al gusto di biscotto speziato alla cannella e allo zenzero, con una variegata strati di arance e scaglie di cioccolato di Modica alla cannella prodotto dall'antica dolceria Bonaiuto, e dulcis in fondo buccia d'arancia fresca grattugiata. Per la decorazione della vaschetta sono state utilizzate fette d'arancia fresca e tavolette di cioccolato di Modica. La giuria non ha avuto dubbi nell'assegnare il premio a Fiore. Il professore Uccio Barone, il nuovo direttore onorario della Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo di Modica. Barone, stimato studioso e intellettuale, profondo conoscitore della storia cittadina e autore di numerosi saggi custoditi all'interno della biblioteca stessa, si occuperà di una gestione non solo burocratica ma anche di una direzione tecnico-scientifica mediante la figura di un direttore scientifico. A lui il compito di curare al meglio l'arricchimento del patrimonio librario e la promozione del fondo antico, che vanta molti testi antichi e preziosi a cui vanno studiati a termine e modalità di frizione e divulgazione. Nell'ambito dell'iniziativa La solidarietà è importante, organizzata dal Lions Club di Modica, anche quest'anno è stato indetto il concorso grafico Un poster per la pace, aperto agli studenti delle seconde e terze medie di Modica e Pozzallo. Il vincitore del concorso, premiato sabato sera a Modica a Palazzo Grimaldi, è stato Marco Roccasalvo dell'Istituto Rogassi di Pozzallo. Premiati anche Carmelo Covato, Aurora Adamo, Marco Roccasalvo, Elena Gianni, Anna Barone, Emai Numaila e Isabella Spadaro. 130 poster saranno esposti fino al 28 novembre a Palazzo Grimaldi. Inoltre 30 disegni sono stati selezionati per la redazione di un calendario 2019 per essere donati all'Ospedale Maggiore di Modica. La libreria Parnaso di Pozzallo presenta l'ultimo libro dello scrittore Antonio Musotto dal titolo Todo Mundo 2, edito da Canat. L'autore insieme a Cinzia Scivoletto leggeranno qualche racconto della raccolta. Domani alle ore 18 nella sala dello spazio cultura Meno Assenza di Pozzallo. Bene, questa era l'ultima notizia. Ricordo che potete rivedere il nostro TG in streaming sul nostro sito www.canale74.it oppure rivedere i singoli servizi sui nostri canali social e YouTube. Arrivederci alle prossime edizioni.